Oggi la festa dell'Arma dei Carabinieri qui a Chieti, generale Cerrina, anche l'occasione per fare un bilancio, per parlare delle tante attività che l'Arma porta avanti nella nostra regione. Sì, ho tracciato un bilancio delle attività che portiamo avanti in sinergia con la magistratura, sotto la direzione e il coordinamento dei prefetti, in collaborazione con le altre forze di polizia. Attività che va dalla prevenzione, che ha portato dei risultati notevoli, alla repressione. L'Arma ha il punto di forza nella sua capillarità, 228 stazioni, 208 comuni in cui noi siamo gli unici presidi territoriali, il 77% dei reati denunciati in Abruzzo e Molise sono stati perseguiti dall'Arma dei Carabinieri e di tutti i reati scoperti il 60,2% sono stati scoperti dall'Arma dei Carabinieri. Questo è un risultato che ci riempie di orgoglio, anche se per fare questo i miei carabinieri, abbiamo avuto 72 militari che hanno sofferto lesioni in attività di servizio. Generale, l'Abruzzo è una regione sicura e ancora un'isola felice? Non esistono isole felici in Italia, non esistono isole felici in Europa, non esistono isole felici nel mondo. Esistono forze di polizia, forze della magistratura coordinate dai prefetti che sono attenti a seguire tutti i fenomeni. C'è anche l'importante figura del carabiniere di prossimità a cui voi tenete in maniera particolare? Assolutamente, l'Arma è capillarità, l'Arma è prossimità, l'Arma è vicinanza anche ai ragazzi, come ha visto che sono qui presenti oggi. La legalità si insegna da piccoli. Tante le autorità presenti, le massime autorità oggi presenti qui a Chieti, la figura del carabiniere resta sempre un punto, un simbolo per il cittadino italiano. Certamente sì, è un'eredità che sentiamo tutti quanti molto pesante e speriamo di essere degni per portarla avanti. Grazie.